Allora Manuel, comincio a chiedere a te da questa domanda, perché è diventato un po' il tormentone questa sera. Tu in qualità anche di capitano e di uno dei reduci della scorsa stagione, quando hai avuto, anche grande esperienza, la convinzione che questa squadra potesse salire direttamente? Oggi si può dire, no? Se c'è stata una partita in particolare, alcuni tuoi compagni hanno già risposto, anche altri azzoni, quindi volevo capire anche da te quando hai maturato nel tuo io questa convinzione. Penso che non sia solo una partita, è stata una serie di partite, perché quando c'hai le dirette avversarie, poi Frosinone l'abbiamo incontrata la settimana scorsa, quindi non fa testo, però a stretto giro abbiamo fatto Parma, Palermo, Bari 4-4-4, lì non puoi più dire ma vediamo che facciamo, lì devi continuare a pedalare, archiviare. La cosa bella è che secondo me noi siamo stati bravi a far quello, archiviare di volta in volta le soprattutto le grandi vittorie, perché vinci a Cesena 3-2 facendo una fatica a Madonna, sì, ti resta dentro, però quando fai 4 gol a Bari, 4 gol al Palermo in casa, 4 gol col Parma in casa, lì si rischia di avere un contraccolpo, dire oh so bravo, so bello, so forte, gioco bene, faccio 4 gol, e rischia di avere il contraccolpo. Secondo me è stata quelle tre partite ti hanno dato, cioè a livello anche emotivo, di dire no, ora siamo qui, ora non possiamo più tirarci indietro. Secondo me è state queste tre partite. La partita del Frosinone è stato un po' il riassunto della stagione, no? Perché io ho anche scritto nei giorni scorsi gol pronti via, poi quando da bambini si facevano le scelte al campino, no? Squadre squilibrate, partite con un gol di vantaggio. Come se lei con la Frosinone avesse detto partite con un gol di vantaggio. Poi raggiunto il pareggio, andato di nuovo sotto, raggiunto il 2-2, molte squadre avrebbero detto vabbè fermiamoci, portiamo a casa il punto, invece no. Ha continuato, poi alla fine ha asfaltato, no, l'avversario, come si suol dire, che era la seconda forza del campionato. Io credo che questa partita riassuma proprio il campionato dell'Inter. Sì, sicuramente non eravamo partiti benissimo, perché vai sotto a Frosinone, comunque ti stai. Loro si stavano comunque lottando per il secondo posto, qualcuno le aveva scavallati, e quindi insomma, a livello motivazionale, noi comunque avevamo un discreto margine che poteva comunque in ogni caso tenerti tranquillo anche se le cose andavano male, però lo vedevi nella tranquillità della squadra. Prendi gol dopo 40 secondi, più delle volte t'abbatti, rischi di pigliar, hai preso l'1-0, hai rischiato di prendere il 2-0 quando Gabriel ha fatto quella parata su calcio d'angolo, respinta, la squadra ha continuato a fare il proprio gioco, sempre, anche poi 2-1 la squadra ha continuato a fare il proprio gioco, quello che ha sempre fatto in queste 23 partite utili, 24 partite utili consecutive. Questo vuol dire che sei una squadra forte, che sei un grande gruppo, una squadra forte. Poi 2-2 te ne accorgi, lo vedi agli occhi degli avversari che dicono ora tocca a noi, e secondo me hanno pensato questo, ora tocca a noi, loro hanno pensato, perché poi ti accorgi nel momento in cui sei in campo, fai il 2-2 carico d'entusiasmo, e loro non ne avevano più, perché loro alla fine non ne avevano più. Secondo me loro hanno avuto loro il terrore di loro tocca a noi prendere 4, e è andata a finire così. Mi dispiace solo che la settimana prima di Frosinone si è venute fuori, non per quanto ci riguarda ambiente Empoli, ma dall'altra parte, che si è venuto fuori che siamo una squadra fortunata. Quella mi è rimasta qui, perché una squadra che fa questi numeri non può essere una squadra fortunata. Una squadra fortunata è se te al 90esimo e l'ultima giornata di campionato gli altri perdono e te pareggi o vinci e vai in Serie A. Quella è una squadra fortunata. Una squadra che fa 24 risultati utili consecutivi non può essere una squadra fortunata. Non ce l'avevo, no, è una cosa nuova per me. Non è di nessuno di tutti noi, perché sennò l'avrei detto tranquillamente. È una cosa che viene dall'altra sponda, e quella mi è rimasta decisamente qua, perché penso che si possa dire tutto di questa squadra. Un vecchio allenatore del Venezia, tanti anni dietro, diceva i numeri non dicono bugie, quindi i numeri stanno lì a testimoniare lo straordinario campionato dell'Empoli. Volevo appunto dirti che è stato polverizzato di record, ancora il campionato non è finito. Però nelle classifiche varie, anche nel sito ufficiale della Lega, c'è il tuo nome, nei passaggi, negli assist, eccetera, eccetera. È come se questa stagione ti avesse tolto qualche anno. E ti potrei chiedere appunto se ti senti più carico di entusiasmo, pronto anche per riaffrontare un nuovo campionato di anni. Beh, carico di entusiasmo, il fatto di essere carico ti viene di partita dopo partita, perché molte volte, cioè, tu puoi affrontare un campionato, difficilmente lo vinci se giochi male,
perché prima o dopo paghi dazi. Invece questa squadra, quando tu ne sei partecipe e vai in campo e ti diverti e vedi che la squadra gira a pieno regime, le cose ti vengono più facili, ti sembra tutto meno pesante. E probabilmente anch'io ho vissuto questa, cioè, in questo far bene, ovviamente ho avuto delle agevolazioni anch'io. È normale che con quei numeri, uno, devo ringraziare chi mi sta dietro perché ogni tanto mi copre le spalle perché non ci arrivo più a tornare, chi dei centrocampisti mi dà la possibilità di mettermi nelle condizioni di far cross e chi davanti poi la infila dentro. Parliamoci chiaro, perché voglia dire 11 assist, però se non ci fosse qualcuno che la infila dentro si discuterebbe nulla. I numeri non mentono, no, abbiamo fatto penso tutti qualcosa di importante, però la cosa bella è che tutti noi avevamo dei pensieri comunque diversi, però dove io posso dire ok, voglio raggiungere il mio record di assist che è 12, gli attaccanti vorranno far più gol, il portiere non vorrà più prenderne, e quello comunque t'accomuna nel raggiungere un obiettivo finale che è quello della promozione. Secondo me abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Perché? Perché sì, ci aspettavamo di battagliare fino alla fine per andare in Serie A, ma raggiungere l'obiettivo con 4 giornate in anticipo, penso che nessuno di noi ci sperava e se lo immaginava. Qualche settimana fa sì. Quindi questa squadra gli va fatto non un applauso, gli va fatto una standing ovation. Perché? Perché ha fatto veramente qualcosa di eccezionale. Poi con numeri alla mano non ne parliamo nemmeno, perché si sta qua fino a domani. Ma al di là di questo, volevo sottolineare che il 18 maggio tu avrai l'opportunità di poter sollevare comunque una coppa molto importante, quindi immagino che sia una grandissima soddisfazione per te questo. Volevo fare però una domanda, perché sei il capitano di questa squadra, perché qualche settimana fa il mister improvvisamente usò un termine, una parola che a me è rimasta impressa, cioè il gruppo dove è emerso il valore dell'amicizia. Ti chiedo a te, in che senso questa amicizia, soprattutto se avete già respirato in un altro ambiente una situazione del genere, o se per te questo è qualcosa di nuovo nella tua lunga e importante carriera? Penso che l'esempio lampante di quello che ha detto il mister sono gli sguardi dei giocatori nel momento in cui uno dei tuoi compagni fa gol. Cioè tu in molte squadre ti accorgi, fa gol un mio compagno, ho fatto gol lui, non ho fatto gol io, festeggia malapena. Qui la gente proprio la vedi felice, perché anche se non ha toccato il pallone si sente partecipe di quello che è successo. E secondo me questo ha fatto sì, questo gruppo ha fatto sì che raggiungessimo questo grande obiettivo molto velocemente. Il fatto di essere il capitano di questa squadra mi rende non orgoglioso, di più. Mi rende veramente tanto orgoglioso, perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario, anche se questa squadra non aveva bisogno di un capitano. Perché molte volte il capitano, cioè la squadra ha bisogno del capitano quando magari c'è da bacchettare, tirare le orecchie, quando qualcuno si comporta un po' meno bene, quando qualcuno molla. Questa squadra non l'ha mai fatto. E penso che, e glielo auguro a tutti i miei compagni, di poter fare il capitano su un gruppo del genere. Questo glielo auguro con dei risultati così, poi. E solo una volta mi è capitato di avere una squadra simile a questa. Era la prima di Fiorentina del mio primo anno, 2005-2006, dove il fattore gruppo andava oltre a tutte le altre cose. Quell'anno lì eravamo una buona squadra, che però è arrivata quarta in classifica, mettendo dietro fior fior di squadre. Quindi sono convinto che nel momento in cui c'hai partecipazione di tutti, anche chi gioca poco, sta sul pezzo, fa parte del gruppo e si sente partecipe anche nei risultati senza giocare, tutta la squadra è felice quando raggiunge un determinato obiettivo. Quello alla lunga va a sopperire a quelle problematiche che magari può essere la partita di Cesena, che secondo tempo non riesce più a far girare palla e incartargliela come hai fatto a tutti gli altri, come può essere Frosinone che ribalti la partita. In quei momenti secondo me l'unione ti fa dar qualcosa in più e sai di avere le spalle coperte perché c'è un compagno che ti dà una mano quando è la tua giornata, no? Quindi penso che quello sia la base di tutto per creare qualcosa di importante, il gruppo. E penso che gli vada fatto comunque i complimenti anche prima di tutto alla società per averlo creato inizialmente, e comunque ad entrambi gli allenatori, averlo, chi l'ha creato all'inizio e chi l'ha a livello di gruppo ha continuato a non mollare sotto questo punto di vista. Il fatto di tenere il gruppo unito
hanno fatto tutti un gran lavoro.